Ok. Allora adesso, allora spezziamo una lancia in. Vieni Alberto. È arrivata, signore, è un momento che noi attendevamo un po'. Come la vogliamo definire? A parole tue. È arrivata da lontano. Sì. La nostra educatrice. La persona che aiuta i bambini, che quando voi siete in difficoltà con i vostri figli, lei viene, dà dei consigli. Non so se avete mai visto su Sky. Su Sky. Noi cercavamo quello originale, invece abbiamo una collega. Una collega, che però non ha niente da invidiare alle originali. Niente da invidiare all'originale, anzi devo dire che è speciale, molto speciale. E vogliamo dire anche una cosa che poi sarà il premio per Tonino a fine serata, se la porterà a casa. Sì, Tonino te la porti a casa, da pacchetti. Fai come vuoi. Bene, la possiamo arrivare, signore e signori, direttamente da casa sua, Tata Maria! Eccola qua! Paolo! Aspetta, gli diamo la pulce, Paolo? Così si gratta. A Tata Maria, Quanta bella gente. È acceso? Aspetta che. Aspetta un attimo. E del ginocchio! Per favore! Non l'hai perso questo vizio! Lo so, sono cresciuto con lui, che devo fare? Aspetta un attimo. Tony. Dai che devo accendere il microfono. Vuoi arrivare al chirurgo? È acceso? Ci sei? Prova? Sa? Ti do questo? Sa. Dai, ti do questo che io prendo quello, dai. Non sa, ma non me lo spogliamo. No, non ti spogliare. Mesi e mesi di prove, buttati al vento così. In distruzione, chi è? È bello che ha detto mi devo spogliare, non ci fai cagare. Nuovo di 50 anni, vestito in questo modo. Mi sembra uno staglio olio. Olio se l'ha mangiato, come si dice. È tutto un magna. Allora, visto che abbiamo risolto, che tecnico veloce, come si dice veloce in romano? Veloce, perfetto. Allora, Tata Maria, è arrivata Tata Maria. Buonasera, mi sentite? Ma sei una pugia. Sei proprio te, sono storta proprio. Grazie a cazzo, se non l'accendi. Prova. Sente questa volgarità. Ha visto! Oh, è arrivato, finalmente. Oh. Fatemi un applauso! Bene! Allora, caro signor Arno, la trovo molto bene. Dicamene. La trovate bene, Arno? Posso fare una domanda? Torino, ieri sera non dicevi così. Posso fare una domanda? Ma suo figlio Francesco? So io. È sciato un calo, figlio mio, Me lo ricordavo bello, ma era ragazzino, ma così guarda che... Uguale a mamma, c'hai le stesse tette, stesso pizzetto di mamma. Pura barba c'ho uguale a mamma. Se te ricordo, sei bellissimo. Comunque, ti ringrazio di avermi invitato qua. Io sono venuto qui per portare una rubrica per aiutare le mamme che hanno problemi con i bambini. E ho portato una lettera straziante. Una lettera straziante? Sai cosa vuol dire? Straziante. Cioè, tu sai cosa vuol dire straziante? È straziante o non è straziante? Tu non ti ricordi neanche cosa era la palla da piccolo? Ti ricordi quando giocavi con la palla? Ti ricordi quando giocavi con la palla? L'ha preso un coglione! Con le Barbie te lo ricordi? Piazzi la gonnellina, la scarcancella, Poi perché sei passato a Ken? Non comunque, posso leggere questa... Devi leggerla, straziante. Straziante. Va. Aspetta che arriviamo, Ecco. Ma trovare. A catanatta, Cara Tata Maria. Questa è una lettera insanguinata, Una lettera? Insanguinata. Che ne sa che c'è? Ma mica si può dire. C'è scritto questa alla luce, grazie. Questa è una lettera insanguinata, ignoranti. Ma che se la fa cappellate col vento voi due, Che Io secondo voi sto qui a raccontare le cose. Che sta dicendo cappellate col vento? Che significa cappellate col vento? Cioè, perdete, cappellate con il vento, perdete. Ah.
È come l'Inter quando gioca in trasferta. Posso... Prego. Allora, sono insanguinata dal dolore, sono insanguinata dal dispiacere, sono insanguinata dalla disperazione. Questa è nemica. Ma quale nemica? Ma questa nemica? Che significa? C'è scritto qua, sono una mamma anemica. Ah, c'è quello prima! Ma che lettera è? Ma che la fa parlare dei cosi, quei polipi voi, perdete? Ma c'è, ma signora, ma che si è più fa parlare dei nemici con i polipi? Ma che esempio è? Secondo me ti ha pigliato pure a te per un coglione. Parla dei nemici. Comunque, sono una mamma molto apprensiva. Ho dimenticato di presentarmi. Mi chiamo Immacolata De Dietro. Che cosa dici? Ma che nome è? Immacolata, ma che è finta? È un nome aristocratico, ha il De. Ma senti, perché? È il De, De Dietro. Ma che De Dietro è aristocratica perché è Immacolata De Dietro. Ma io non lo so, ma legga per cortesia, legga. Tu, dopo Ken, non lo so più se sei Immacolato De Dietro, comunque. Dopo il chirurgo è Immacolato De Dietro. Infatti si chiamava Ken il chirurgo. Allora, Ken il guerriero. Leggo la lettera. Io, è la mamma Immacolata che legge. Sì, pensavo De Dietro. Io per paura che mio figlio non si sveglia alle 7 per andare a scuola, lo veglio tutta la notte. La scema, sì, lo veglia, lo veglia. Ma come veglia? La scema. Lo veglia, sì, lo veglia. Lo veglia. Ho capito che lo veglia. Lo veglia. Poi sono talmente apprensiva che quando mio figlio gioca a calcio, durante le azioni corro con lei, con lui. La scema! Questa signora è una scema! Capito? Ma come è? Vincente! Io lo vorrei vedere suo figlio però, eh! Io pure, sono creato curioso. Comunque, quando le maestre lo interrogano, io gli faccio da avvocato. Ma che razza di mamma è? È signora... una mamma molto apprensiva. Comunque, mi chiede, mi aiuti, cosa devo fare? E pensi che ancora non ho figli. Ma che razza di lettera è? Lei deve portare lettere io, serie. Cioè, non può portare lettere io così, direi... che si inventa lei. Questa è inventata lei, sta lettera. No, io veramente... Io voglio dare un non ridisco. Io voglio dare un consiglio a questa cara signora Immacolata. Sì, diamoglielo questo consiglio. Innanzitutto, se facci una bella... No, non ci fanno, gente! Signora! Ma se non ha figli, scusa, questa sta fuori di testa, perciò... Ma sei Immacolata! Ma sei Immacolata! Ma io capisco Immacolata di dietro, ma davanti, dai! Dai, tu! Signora, per favore, cioè, lei, signora, avvicinati qua, signora, per favore, lei non può venire qua, io davanti a una qua, persona a portare una cosa che si vede realmente che ha scritto lei. Però l'ho scritta è io. Vergognosa questa cosa qua. È veramente vergognosa. Questa è noi, una lettera. Pezzi, ma che lei? Di una mammera. Mammera, sì. Che mammera? Lei è una buffona, è una buffona, noi volevamo chiedere consiglio, io e il professor, infatti, volevamo chiedere consiglio alla vera tata, che era tata Lucia. Che? La che? Che? È la zoppola! No! Signore, che faccio una zoppola! No, ma abbiamo visto! Niente tata Lucia! No, signora, abbiamo visto! Quella la conosco io, eh! Abbiamo chiesto vista sulle giostrine, no. Signora. Sai che non si permette a chiamare a nome mio! Ma l'abbiamo chiesto solo un preventivo! Un preventivo, signora? Quella ci ha chiesto troppo, abbiamo chiamato lei! Ci ha chiesto niente! Si mette anche lei nei nostri panni! No, ma ci mancherebbe che... Tipo, ma che sei? Ci mancherebbe che alla fine ci chiedeva pure i soldi, cioè, è appunto, Comunque, tutta più il bond del tesoro. Comunque, care mamme, per chiudere questa schifezza di serata con questi due, mandate un'email a tata Maria, mamma chioccia, nananinao.com. Ciao, buonasera a tutti!